punto zero è stato alla fine della pandemia, quindi l'estate del 22. Da quel momento si è lavorato sul fabbisogno, sui temi più importanti al tappeto, è stato costruito un piano, la Giunta l'ha prodotto il 23 maggio e a distanza di due mesi, poco più di due mesi, siamo all'approvazione in aula. Quasi un passaggio miracoloso, perché soprattutto abbiamo consultato tutti. Ci sono stati 130 soggetti auditi in commissione, 130 è una cifra straordinaria. Tutte le categorie, tutti gli enti, tutte le associazioni che sono state audite hanno portato un contributo. Questo contributo è stato valutato, studiato e portato anche all'interno del gruppo Rinasci Marche. Vede positivamente questo rapporto che c'è stato al di fuori del palazzo. Una svolta epocale, perché abbiamo riscritto una pagina della sanità a livello regionale, un nuovo piano sociosanitario che si cala sui territori, non più una sanità centralizzata ma di territorio. È una legge importante, una legge che va a vedere quelli che sono i fabbisogni e le esigenze reali di tutte le comunità, a partire da Ancona, che è un po' il centro di tutta la sanità, dove c'è l'eccellenza, ma che riguarda tutto il territorio regionale. Stiamo ponendo attenzione a tutto il territorio, soprattutto anche ai presidi ospedalieri delle zone interne, che appunto grazie a questo piano e grazie poi agli atti aziendali saranno sicuramente rivalutati. Staremo a vedere dopo, insomma, tutto il lavoro anche di integrazione delle sollecitazioni arrivate appunto dal mondo, degli operatori, delle associazioni e dei pazienti, staremo a vedere cosa davvero si potrà realizzare. Esprimo un giudizio assolutamente negativo di questo piano sociosanitario, perché praticamente non ha al proprio interno l'indicazione di quali saranno le risorse sia umane che finanziarie per realizzare questo che temiamo rimarrà un libro dei sogni. Fondamentalmente non viene indicato in nessun modo come verranno risolti due problemi fondamentali, che come sappiamo bene sono le liste d'attesa, e l'altro aspetto è quello della mobilità passiva, quindi grandi temi che purtroppo rimarranno inevasi. Che non è un piano, è un contenitore farcito di tutto che non dà risposte alla salute e alla necessità di sanità dei marchigiani e delle marchigiane. Quello che troviamo in questo contenitore è che tutto si espande, tutto migliora, tutto si potenzia, tutto si incrementa, ma lo facciamo senza scegliere, ma soprattutto senza aggiungere un euro, se non quelli che sono stati sottratti per pagare i direttori delle nuove AST, che vengono tolti agli infermieri, vengono tolti all'OSS e vengono tolti ai medici.